Oh, Gianlu, auguri, so che è nato. Sì. Auguri. 8,1 kg. Auguri, complimenti. Sì, come lo chiamerete? Lo chiameremo Gloomhaven. Eccolo qui. Bentornati nel nostro canale. Bentornati. Allora, io... Perché ridi, già ridi tu? No, perché? Perché sei fiero di essere, sì, di accogliervi dentro casa. Ma è sua però, la casa è sua. Per questa occasione metterò degli effetti speciali, perché per restare in gioco di cui andiamo a parlare ci vuole il camion che fa retromarcia, ok? Allora, questo è l'effetto speciale. Non ce la faccio, pesa! Allora, siccome io sono quello flaccido, lo passo a quello forzuto. Ok, oggi andiamo a fare l'unboxing di Gloomhaven. Sarà un unboxing un po' diverso, perché mi sono trovato in difficoltà nel fare entrare tutto nell'inquadratura, cioè la scatola copriva l'inquadratura completa. Il gioco finalmente è arrivato in Italia grazie all'Asmodee. Il gioco è 1-4 giocatori dai 30 ai 120 minuti, 30? Sì, dai 30 ai 120 minuti, da 14 anni in su. Purtroppo, già leggendo in giro, scoprendo delle cose, ho scoperto che il tempo è un po'... perché ci vuole ora per prepararlo. Questo è stimato. È stimato? È un'approssimazione con un epsilon maggiore di... Ciao Edoardo. Non potevamo farci scappare questo gioco, il must dei Dungeon Crawler. Cioè, per quello che ci è stato detto, io non ho la più pallida idea di che cosa c'è dentro. Quindi andiamo subito a vedere. Il ciccio puzzo dei... esatto, dei giochi da tavolo. Allora, andiamo ad aprire. Faremo questo unboxing, credo, a diverse riprese, perché non mi ci entra nell'inquadratura, ragazzi, scusate, oh mio Dio, non si apre. Ok, ok, entra l'aria, va. E non finisce mai, io. Oh. E si inizia, ragazzi, questo infinito unboxing. Iniziamo con il regolamento. Regolamento con le sue lunghissime 9... 29, 31, 41, 43, 51 pagine. Poi abbiamo un blocco di 76, 82, 93, non lo so. Non è scritto solo perché, ma credo che sia in tipo il libro delle avventure, in man mano le scelte che vanno fatte, il corridoio che si prende. Dovrebbe essere questo. Poi andiamo a vedere il tabellone. Non lo so. Un tabellone. Lo facciamo vedere di fronte. Purtroppo devo far scorrere l'inquadratura per far vedere tutto. Poi ci sono. No, ragazzi, in diretta! La scatola rotta mi è capitata! No! No, la scatola rotta no! Andiamo avanti dopo aver scoperto che la scatola è rotta. Mi piange il cuore. Un mutuo per fare questo. Segnalini da attaccare. Ve li faccio vedere dall'inquadratura. Poi ci sono altri segnalini da attaccare, questi visibili dalla camera principale. Un altro sotto con le varie stendardi, io li chiamerei, sembrano stendardi. Fustelle. Quanto avanti andremo così? Fustelle a peso. Così, più o meno. Oh, ma ce ne sono altre sotto. Ah no, era l'ultima. Ultima fustella. E sotto si apre un mondo. Allora, ci sono varie, non saprei come chiamarle, scrigni, forse, lettere, che non si possono aprire perché sono sigillate. Penso che qui ci ricollegheremo alla scelta che viene fatta durante il gioco. Sono quasi tutte sigillate tranne le prime, 2, 4, 6, le prime 6 non sono sigillate. Carte,
Bruto. Probabilmente credo che siano le razze o le classi iniziali con cui il gioco ti dà la possibilità di intraprendere questa infinita avventura senza rovinare la scatola. Ok, le carte. Alcuni tipi di carte probabilmente sono dei bonus. Un bloc note per prendere gli appunti, penso, del proprio personaggio. Questo è il contenuto di una scheda o di una lettera. In fondo c'è un organizer in plastica per tenere il tutto. Alcune schede da aprire solo e probabilmente nei momenti di bisogno. Questo credo che sia tipo un alfabeto. Questa è la scheda del gruppo. E figo, non posso aprire, c'è un libro degli archivi cittadini, anche questo, come potete vedere, sigillato. Vediamo sotto cosa c'è. Come potete notare, è ancora benissimo. Ok, abbiamo mazzetti infiniti di carte, cadavere vivente, colonne di pietra, credo che siano boss, delle basi per porte, credo, di solito quelle si usano per le porte, altri mazzi da identificare, segnalini. Abbiamo alcune plance, credo che servano per punti, esperienza, magia, vita e magia, così, stile Diablo, dai, mi sento di espormi. Ragazzi, la faccio breve. Carte a perdita d'occhio. Queste famose 1300 carte sono tutte qui. Poi abbiamo delle... Oh, che figo, sono degli inserti. Questi c'entra, ci va dentro la scheda, ci va dentro qualcosa probabilmente. Poi sotto ci sono... Comandante dei banditi. No, credo che siano le schede per i mostri o per determinati incontri. Arriviamo al piatto forte, le miniature. Allora, per questo simbolo abbiamo codesto personaggio, altro simbolo, altro personaggio, e qui abbiamo un lupo, leone. Penso che vi posso fermare, non vorrei che sia spoiler, ne sono tantissime qui dentro. Ce ne sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 miniature. Andiamo a vedere le fustelle. Allora ragazzi, per la prima volta durante un unboxing ho deciso di cambiare modalità, diciamo, di disposizione del contenuto per la quantità, come potete vedere, impressionante di fustelle. È un'ora che abbiamo defustellato. Quindi andiamo allo step successivo. Allora, questa è la plancia delle infusioni elementali. Segnalino, indicatore, round. 16 evocazioni e 16 indicatori. 60 segnalini. Condizione. 10 segnalini da 5 monete d'oro e 40 segnalini da 1 moneta d'oro. 46 segnalini danno, 28 da 1 danno, 12 da 5 danni e 6 da 10 danni. 10 segnalini ausiliari degli scenari, 12 segnalini obiettivo, 155 tessere sovrapponibili a due facce, che si dividono in esagonali e non, 236 pedine mostro, un'infinità. 20 tessere mappa. L'unboxing è questo, cioè questo è tantissima roba. Abbiamo deciso di evitare di farvi vedere carte, perché 1700 carte, qualcuno fuori onda qui si lamentava, 1700. solo 1700 carte, esatto, sono poi stampate le due carte. Esatto, non me la sono sentita di sbustare tutto, anche perché molte di quelle cose, per quello che ho capito io leggendo, è un po' legacy, nel senso va a spoilerare qualcosa. Metà di quei pacchetti che avete visto sono sigillati da un sigillo rosso, non potevo aprirmi. Mi accingo subito a dare un voto. Probabilmente questo gioco
per ruotare il caso. Ma come si fa a non mercare? Asmodi, se qualcuno è l'Asmodi vede questo video, per favore vedete se avete una rimanenza di magazzino, dateci un fondo, questo ce lo vogliamo tenere per collezione. Vedete, questo è un gioco che miniature perfette, messe in delle scatolette. Sì, quella è una cosa veramente figa. Queste scatoline io non so se è una scelta davvero dovuta alla storia, al gioco, è una scelta comunque che salvaguardia la miniatura, quindi spettacolo. Tutto quello che riguarda i mostri, anche se qui c'è un appassionato di miniature, ma il fatto di aver scelto di metterli in delle tesserine è una cosa 100.000 volte più comoda. Entra tutto nella scatola, non ti devi, come per casi da follia, devi impazzire a mettere la tesserina del livello del mostro. Questo metti, c'è un numeretto, quindi secondo me come scelta di design è il top. Abbiamo degli scenari, abbiamo delle scelte possibili, abbiamo un libro con 90, hai detto solo 95 scenari. 95 scenari, cioè ragazzi c'è un 10. Purtroppo per come esatto, per come lui si sta disperando, questo 10 per disprezzo proprio lo faccio diventare un 9, perché la scatola rotta mi ha fatto male al cuore e l'avete visto durante l'unboxing. Guardiamo com'è. Com'è? Ma perché non riesco a trovarlo, dov'è made? Perché se becco quello che quando ha messo la roba là dentro ha dato una botta al cartone, l'ha strappato e non ha detto niente al capo, perché sennò lo licenziamo, mi fanno incazzare. Detto questo, hai qualcos'altro da aggiungere? Allora, cioè a livello di gioco, che vuoi dire? Cioè qua ci sta, 1700 carte, 17, qua 17 classi giocabili, i mostri, il tabellone. Ti stufi a giocarci per quanto tempo ti si porta via sto gioco. Esatto, e quindi che vuoi dire? Su questo è nulla. E quindi niente, detto questo, mi accingerei al classico: se il video vi è piaciuto, sì. Mettete un like. Anzi, voglio anche dirvi, mettete un dislike se siete d'accordo con me della scatola rotta, cioè che è una rottura di scatola. Il becco di non fa niente, dislike capisco, è qualcuno che è sì. Con me, perché è triste per il fatto che la scatola sia rotta. Se avete qualcosa che voi da dire, ci commentate sotto al video, ci chiedete informazioni, vi daremo tutte le informazioni possibili, immaginabili, sperando che faccio in tempo a leggerlo a spezzo giro, perché 54 pagine di regolamento sono tante. Io 54 pagine non ho mai letto vita mia. Poi, se mi sono scordato, ok, mi sono scordato un pochino, è grave, è gravissimo. Ah, avete fatto così. Esatto, poi è, esatto. Condividete il video se volete far vedere a qualche vostro amico l'unboxing di Milan. Se non siete iscritti, iscrivetevi, e se siete iscritti attivate la campanella per le notifiche. Io mi scuso per non aver detto nulla, ma sono molto triste. Lui è combattuto tra il wow del gioco e il porco pelo della scatola rotta. Non si può fare. Ciao. E comunque il video potevamo farlo partire prima, cazzo. Stavo a mettere play. Ma a noi non ce ne frega niente. Vi facciamo vedere quello che ci succede. Esatto. Ciao.